L'acquisto di un immobile può avvenire tramite una procedura concorsuale e quindi fallimentare, in cui entrano in gioco figure professionali come il curatore fallimentare, che è nominato direttamente dal tribunale, o, per quanto riguarda le esecuzioni immobiliari, il delegato alla vendita. Il delegato alla vendita normalmente attualmente è un professionista esterno alla struttura del tribunale, e le aste quindi avvengono o attraverso gli ordini costituiti, quindi l'ordine degli avvocati che ha la sede a via Lucrezio Caro a Roma, oppure l'ordine dei dottori commercialisti che è in via Flaminia. Queste due figure vengono delegate dal giudice dell'esecuzione per tenere l'esperimento d'asta, fermo restando che i notai da sempre sono anch'essi delegati alle aste immobiliari. La figura del curatore fallimentare è il facente in funzione del giudice a tutti gli effetti, ma le tecniche per addivenire a formulare l'offerta sono molto simili. Comunque questa avverrà in busta chiusa, con delle caratteristiche ben precise, che sono comunque presenti nell'avviso d'asta, in cui il curatore enuclea tutte le procedure e come a queste si debba attenere chiunque voglia partecipare a un esperimento d'asta.